Zona 4 è famosa in tutta Italia. Corvetto, Calvairate o Trecca sono nomi diventati di culto grazie al rap. Siamo andati in Zona 4, a sud-est di Milano, in compagnia di Emanuelino, per scoprire la vera natura di questi quartieri. Buona visione! Io sono Emanuelino, siamo a Milano, in zona 4, precisamente Calvairate, che è la zona dove sono nato io, cresciuto io e tutti i miei amici. E mo volevo fare un giro, portarvi a fare un giro nelle zone qua che sono state più significative per me, per noi, che sono più significative, i luoghi in cui siamo cresciuti, i luoghi che frequentiamo, che abbiamo sempre frequentato. La caratteristica, diciamo, di questo quartiere è che prevalentemente sono quasi solo piazze. Come magari te ne sarai accorto, là c'è una piazza, là c'è un'altra piazza, fai 100 metri, lì c'è un'altra, e questa è una delle vie principali, diciamo più grosse, che collega le varie piazze, le varie situazioni dove siamo tutti noi. Quando avevo circa 13 anni, comunque qua c'era sempre un bel via vai di gente, era una zona bella movimentata, ricca di persone, sempre comunque tanta gente, scendevi, non eri mai da solo. Ci sono sempre stati un sacco di bambini, un sacco di grandi, e questa è sempre stata un po' la realtà che ti trovavi davanti quando uscivi di casa. Quindi conoscevo, perché alla fine abitava qua anche Ciccio, abitava qua Falco, un sacco di altri ragazzi, e io ero, diciamo, il pupillo in mezzo a loro, ero un po' il piccolino in mezzo al gruppo di grandi. Poi quando Mario, Mirko, che appunto anche Mirko abitava qua in via Calvairate, che è a 200 metri, è lì in fondo, e anche quando Mirko abitava qua, 2015-2016, che si iniziava a creare quella situazione che tutti poi sanno, hanno iniziato a fare i primi numeri, a fare le prime date in giro, e quando c'era l'occasione mi portavano in giro a fare magari il primo tour che facevano, che lo facevano Mirko e Mario insieme. Ho sempre ascoltato rap, facevo anche i graffiti con i miei amici. Magari in piazza facevamo freestyle, le solite cose che fanno un po' tutti i ragazzini in zona quando sono piccoli. Poi appunto ho avuto questo approccio anche tramite loro, che mi ha fatto vivere la musica sotto un altro punto di vista, cioè comunque mi ha fatto avere tante speranze, mi ha fatto avere le visioni chiare su tante cose. Poi pian piano ho iniziato a scrivere i miei testi, a scrivere le mie cose, però senza dirlo a nessuno, perché io comunque sono un ragazzo molto riservato. Andando avanti così, dopo un po' che mi sono registrato da solo, che mi facevo le mie canzoni sempre in silenzio, senza dire niente a nessuno, magari la gente che mi veniva a trovare, i miei amici che mi venivano a trovare, come Ciccio, Dylan, un sacco di altri ragazzi, gli facevo ascoltare le canzoni che facevo mentre venivano lì da me. E fino a che, man mano che la gente l'ascoltava, mi diceva: ma minchia, cioè va che spaccano queste cose, perché non decidi di farle uscire? Mi stavano iniziando a mettere un po' la pulce nell'orecchio, però comunque ero sempre sulle mie. Fino a che un giorno, un paio di anni fa, mi chiamava Mario e mi fa: fammi sentire qualcosa. L'ho beccato, l'ho portato qua in questo cortile, siamo andati sui tetti, ci siamo messi lì tranquilli come facevamo solitamente, e gli ho fatto ascoltare un paio di tracce che mi stavo registrando da solo. Dopo che gliele ho fatte sentire, è rimasto stupito positivamente e mi ha detto: se continui di questo passo puoi fare qualcosa. Pian piano che con questi preset mi registravo, facevo le mie cose, che mi sentivo con Shune, si è iniziato a instaurare un bel rapporto e siamo arrivati poi a fare la canzone 137, che è stata poi il primo pezzo con cui ho deciso di uscire. Collega la bocca prima di parlare, la situazione è sfuggita di mano, pensa a qualcuno che sta esagerando. Brutto figlio. Era un po' un punto dove ci ritrovavamo tutti noi amici. Qua ci sono altre file di palazzi, ci sono vari ingressi e dentro ci sono varie file.
dove salivamo sui tetti, ci mettevamo lì tranquilli a allenarci, prendere il sole, parlare, guardare le stelle tutti i giorni. Ci mettevamo lì, era un po', diciamo, un nostro punto di riferimento che si è un po', diciamo, tramandato di generazione in generazione. Soprattutto questo cortile ha rappresentato tanto. Qua ci abita un mio caro amico, ci sono praticamente cresciuto. Una caratteristica di questa zona di Calvairate è che qua scendi in piazza e l'italiano cresce con il gitano, con l'arabo, con l'africano, con chiunque. C'è unione tra i ragazzi qua. Qua siamo in Trecca, che è sempre una parte di zona 4 vicino a Calvairate. Siamo qua perché è comunque un luogo che io ho sempre frequentato, perché ci stavano molti miei amici e ci stava Ciccio anche, e che è qua con me da quando sono un ragazzino praticamente. Quando ho conosciuto Ema sicuramente era veramente piccolo, aveva 12 anni, ma aveva già della luce negli occhi, ok? Adesso mi capisci, quindi già pensavo a destra o a sinistra, verso qualsiasi cosa sarebbe andato, avrebbe spaccato e non sapevo cosa sarebbe stato. Quando mi chiamò per farmi ascoltare le prime canzoni, lì ho detto ah, ok, ho detto allora era veramente come pensavo, e penso che sia l'unica persona che possa parlare di questa zona, nelle canzoni ancora dopo quello che c'è stato. Mirko e Mario inconsciamente sicuramente mi hanno influenzato, perché nella musica ho avuto loro come punto di riferimento. Alla fine anche semplicemente star di fianco, sentire sempre quella musica, crescere in mezzo a determinate persone, a una determinata musica, già te la fa apprezzare e vivere in un altro modo, soprattutto se è una persona che conosce a farlo. Abbiamo avuto molto lavoro e la zona ce la siamo un po' dimenticata, ok? In questo momento sia io che Emma stiamo cercando di portare avanti tutto il progetto, quindi cercare di valorizzare magari da Emma, ti faccio un esempio, dal panettiere, dalla ragazza che avete visto prima. Comunque tutti abbiamo un obiettivo in comune, che sia, sì, tutti parlano della zona in modo brutto, però l'importante è la gente che si impegna a fare qualcosa di buono e a cercare di cambiare. Persone felici ne facciamo, cerchiamo di farne sempre di più, quello è l'importante. Siamo venuti qua a trovare dei miei cari amici che sono Momo e Sam, sono ragazzi con cui sono cresciuto e io qua sono sempre venuto appunto tramite loro, venendoli a trovare, loro stanno qua. Venivo quando ero ragazzino ad allenarmi, abbiamo sempre avuto questa passione in comune che è l'allenamento, il girato, il corpo libero. Nel contesto dove siamo noi è sempre giudicato, siamo in un campo, però questa cosa qua può anche portarci fuori a far capire anche che non siamo degli elementi, che c'è soltanto, diciamo, criminalità. Si vuole fare anche qualcosa altro di meglio, e questa cosa qui è una cosa che dimostra, possiamo fare le cose fatte bene, va bene. Crediamo in EMA, crediamo nel progetto. Diciamo che siamo molto legati. Siamo molto legati, non c'è nessuno che fa, diciamo, il superiore a nessuno. Se ce l'ho io ce l'hanno tutti, ce l'ha lui, se ce l'ho io ce l'ha EMA, ce l'ha EMA ce l'abbiamo tutti. E il messaggio è quello, far capire alla gente che comunque sia, siamo tutti uguali e bisogna volersi anche bene, no? Portare rispetto un po' a tutti quanti senza disdivare cose varie. L'unione fa la forza, cioè poi se soprattutto dietro c'è qualcosa di vero, di un rapporto concreto, così è. La cosa figa sai qual è? Perché tramite le canzoni di Emo riusciamo a esprimere, cioè riesce a, diciamo, a raggruppare tutte le nostre cose. Sì, interpreta. E grazie a lui è come se abbiamo una voce. Grazie a loro noi possiamo dire anche la nostra.
le prime volte che sono venuto qua in zona con Emo, ho conosciuto Momo, ho conosciuto Enzo, ho conosciuto i ragazzi e ho detto cazzo Emo, questa è la zona più genovese che c'è a Milano, non so come dire. Quindi è casa, raga. Vi sto portando da Sapuri, che è un locale che fa da mangiare, fa French tacos, kebab e un sacco di altre cose. Tati, la ragazza che sta dentro a Sapuri, è... anche lei ha un ideale comunque che va in comune con il nostro. Emma per noi è famiglia, tutti loro sono famiglia. Qua, quando vengono qua, mangiano qua, hanno bisogno dei punti di riferimento, perché purtroppo le zone popolari sono queste, cioè è inutile dirlo, ci provano, vediamo com'è lavorare, vediamo com'è guadagnarselo in modo pulito, in modo giusto. Come ho detto, questa è famiglia, siamo musulmani. E quindi cioè, non vendiamo alcolici, non abbiamo quella trasgressione che a volte i ragazzi cercano. No, qua si trovano bene, qua vengono, qua stanno bene, noi stiamo bene a vederli. Io sono contenta per ritornando per Emma, sono molto contenta per lui. Io mi auguro il meglio, cioè, penso che se lo merita. Gli piace cantare, lui lo fa col cuore, lo fa per se stesso, lo fa anche per la sua zona 4. Una speranza per il futuro di questo quartiere, che semplicemente non basta ridipingere la facciata di un palazzo per cambiare la situazione che c'è in una zona. Cioè deve partire innanzitutto dalle persone, e comunque sempre più persone devono avere la mentalità giusta, cioè capire che comunque anche la tecnologia secondo me ha isolato un sacco le persone. Invece una cosa che sta tornando molto nel nostro quartiere, che comunque è quartiere, cioè tu scendi di casa veramente ci sono mille persone, ci sono i bambini che non sono rincoglioniti sul cellulare, sono a fare, sono a giocare, sono a fare qualcosa. E spero che, non lo so, anche i ragazzi che magari ci vedono i nostri amici, quelli come noi che puntano a far qualcosa, sempre abbiano un esempio così e pensino anche loro e riescano a fare anche loro qualcosa di ambizioso nella loro vita, che vada dallo sport alla musica, allo studiare, a qualsiasi altra cosa.